Assolutamente Francesco, questa è la cosa che io ho Sì. pensato, ho scritto due righe, il promo è, l'hai capito, no? Per questo museo del terrore. Che fai qua? Vuoi andare a prendere la telecamera? Vuoi sistemarle? Scusami, però Salvatore. Senti, scusa, ma non ci deve essere De Niro, De Niro. Al Sì, Pacino, arrivano. cioè. Arrivano, loro Arrivano, sono sono. ospiti, amici, cioè vengono Ho qua, studio televisivo, no, Italia, New York, quindi capito. No, mi arrivano. farebbe piacere conoscere, insomma, Certo, ecco. arrivano, tra pochissimo arrivano Allora, tutti, vediamo un po' sono di sempre. che si Allora, tratta. questo qui ho scritto Museo del Terrore, Sì. Museo dell'Orrore, quindi paura, e ho scritto queste cose perché è un promo Allora, che così dice. leggo così Sì, per... sì. Vieni insieme a noi, oppure con chi vuoi, ma anche da solo. Non siamo mica al polo. Ecco, sì. Ma brutto, scusa. Comunque la Come rima, solo, solo è stretta, polo è aperta, come si fa? brutto. Di Polo. Dici Polo? Polo, come Sì. a Bari. Polo, no, non a Bari, perché cioè, allora se tu dici Polo fa rima con No, a solo, Bari perché dicono polo, per dire polo. ah Dicono quella stretta. Vabbè, sì, niente, perché mi no, chiamate di Bari, allora. vabbè, allora facciamolo in barese, però dico, no, dicevo questa cosa qui è perché se tu dai tutto il sesso, la Va poesia, bene. si Ma allora comincia, che anche è voi, molto, perché che il vedi, fatto vieni insieme a artistico, noi, sì, bello, oppure con chi vuoi, devo dire questa prima. Va, bravissimo, dai paura, vai, vai. vai, sta paura. Allora, aspetta, mi Un avvicino un po' al po', microfono. vai, è bello, paura proprio che del terrore nel, ecco, va, salvo, fai l'inquadratura Lì è un perfetta. autobus questo. Sì. Vieni insieme a noi, oppure con chi vuoi, ma anche da solo. Non siamo mica al polo. Bello, bellissimo, vai, vai, adesso. The House of Terror Of of the the Creepy Creepy Crypt. Crypta. Ma che è sta cagata qua, scusa, Ma come una mi hai cagata, fatto Francesca? fare, No, no. mi hai fatto prendere l'aereo, ma c'ho pure il fuso orario, sono pure sfasato Ma per come una leggere cagata? questa È cosa. tutto, c'è Vabbè, dietro tutto comunque il senti. mondo del terrore, della sofferenza, no? Vabbè, Tu basta che senti mi la paghi sofferenza? però, io ti Sì. faccio vedere quanto prendo, ecco. Sì. Io di solito prendo questo. Sì, che è la cifra su cui ci siamo Sì, accordati. esatto. Adesso per voi sei giovane, mi sembra che hai Grazie. bisogno anche, voglio aiutare le nuove generazioni, mi dai questo e siamo pari, oltre a naturalmente il viaggio e tutto. Ma Dove si c'è, va a mangiare ma stasera? scusa, ma Francesco, ma 5 volte tanto la cifra sopra che prendi di solito, eravamo d'accordo su uno. Vabbè, che vuoi da me? Allora me ne vado, No, arrivederci. no, 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 va bene, ti do quello che vuoi, accetti assegni, vero? No? Anche non ci Dai sono tuoi problemi. no, perché mi sembra che sei un po' mariuolo. Contanti, come faccio a darti sti soldi con contanti? Non faccio mica il narcotrafficante, Poi così almeno. vediamo, vai. Ciao ragazzi, ciao. 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 Oddio, sei uguale al doppiatore, Francesco Pannofino, uguale proprio. No. Che sì, gli assomiglia parecchio, infatti, Ma all'inizio sono uguale. io, piacere, Oh, Francesco. Francesco Pannofino! Sì, è una Grande! sorpresa! Sorpresa! Francesco Che ci fai Pannofino, qua? che ci fa qua? Sto nel Lavoro, lavoro. perché Ah. deve fare un provino per una nuova parte, che deve fare un provino per un film Ma americano, no? È pensa. venuto qui il nuovo film di Ma Scarlett pensa. Johansson. Daniel Day-Lewis deve fare un nuovo Sì, film. ah, sì, no, Figata! sì, sono venuto qui a New York per fare il Ecco la doppiaggio cosa. italiano di Daniel Ma gli hai Day-Lewis. detto, cioè, l'hai invitato alla trasmissione? Sì, Sì, ma ha detto, sapevo che trasmissione. c'era De Niro al Pacino, ma io vedo nessuno qui. Trasmissione alla. Vedo questi due, scusate, se Sì, sarete anche bravi ragazzi, Paolo. ma avete Oh, siamo in veramente. diretta, inizia Siamo in adesso. diretta. Trasmissione, vai! Trasmissione, Sì, Francesco Francesco Pannofino, siamo Pannofino! Stati Uniti! Ma scusate, c'è una puzza qua dentro, ma come fate a stare È qui? un odore nostro No, tipico. è Ma un lavatevi, ragazzi. È incenso tutto voluto. uruguaiano. No, questo Questo è io un tipico incenso lo uruguaiano al muflone, so io. che è Ma se sente, fatto. al caprone Sì, proprio. perché dà Sì. proprio questo stile un po' Intimo, particolare. Più particolare, intimo. intimo. Molto intimo, Ecco, sì. parti intime si chiamano, Bene, ragazzi, infatti. neanche a dirlo, benvenuti in diretta. Siamo Stati Uniti per Paolo, Riccardo, Salvatore, oggi con un grandissimo ospite, Francesco Pannofino. Quindi il sondaggio ovviamente è su Non di lui. esiste. Ma quale Dovete sondaggio? semplicemente. No, non, Facciamo una volta un sondaggio. Francesco Francesco Pannofino, Pannofino, sì sì o o no? no? Questo Ecco, questa è. Ma che senso? Chiediamo al nostro Una cosa così pubblico in generale, così. un parere spassionato se No, gli è piace, chiaro. C'è ovviamente. subito Guardali i messaggi. il Oh mitico mio Pannofino, Dio! sei un grande, vedi, il doppiatore matto che quindi c'ha anche. Matto chi è? Salito? No, no, è lui. È lui, si firma Ah, così. firmate due Finalmente. panni insieme. Panno Panno. Pierpa e Ma questa è una cosa Pannofino. molto difficile da capire. Chiedo bene a Francesco, al quale faccio i miei complimenti. Sei un grande. È sempre bello seguirvi quando ci sono ospiti così. Emanuela, grazie.
grazie. Una donna, grazie. Sì, sono come fanno, quindi hanno fatto questo gioco. Non c'è bruttissimo. Grande signor Panofino, fa anche la voce di Grissom in CSI? Sì, è mitico. Purtroppo so che va via adesso. Sì, arriva Lawrence Fishburne. Esatto. Sì, quindi non ci sarà più. Dopo 7 anni, 8. No, questa è la nona serie. Nona serie, si era un po'. No, è l'ultima, credo. Non so se è l'ultima di CSI. L'ultima. No, no, lui non c'è più. No, CSI continua. Ho letto quest'estate al mare, stavo tanto bene. Questa notizia, mannaggia. Ma però può passare la voce allora. Sono testimone di voce, senti, prenditi la mia voce. Senti, vale anche a dirlo, insomma, Francesco Panofino lo conoscete ovviamente come attore, insomma, recentemente spopolato con Boris, sì, nei panni di René, il regista fantastico, un personaggio meraviglioso, ma insomma fa parte di tutta una serie di personaggi. È un po' inquietante. È un po' inquietante, sì, ma non facci caso, tu disinteressati, parla con noi. Ma pure brutto adesso, non ti offendere. Come, si è fatti i capelli adesso? No, forse che stavano meglio prima. Senti, ha fatto il provino per fare la parte, il sosia di Pierce Brosnan. Non l'hanno preso, però secondo me si sono sbagliati. La pronuncia. Ah, perché non aveva pronunciato in inglese. Ah, capito, di Londra. Esatto, Cockney. Lui è inglese di Siracusa e non andava bene. Però tanto cinema, anche tanto teatro, insomma, attore tutto tondo, doppiatore ovviamente, hai prestato la voce insomma alcuni dei più grandi attori viventi. Sì, questo devo dire. Denzel Washington, Josh Clooney, Daniel Day-Lewis, Kevin Spacey, Tom Hanks. Bene. Tom Hanks in Forrest Gump, questa è una cosa che molti non sanno. Siamo rimasti. Mi chiamo Forrest Gump, ma tutti mi chiamano Forrest Gump. Mia mamma diceva sempre che la vita è una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Pelle d'oca, pelle d'oca. Una volta al cinema, quando uscì il film tanti anni fa, vado a vedere il film, così poi esco dal cinema e c'è stato un ragazzo che mi ha detto: ma sei te quello che hai doppiato Tom Hanks? Mazza forte, morifai, ma che. Io sono messo lì, mi chiamo Forrest, che cosa fa? Sei te. Bellissimo. Figuraccia, riconosciuto e disconosciuto. Sono riuscito a rifarlo. Vabbè, anche perché comunque lavorare, cioè, quando si fa doppiaggio si fa un bel lavoro, ci si fa ammazzo. Poi allora non ero Fiodena come adesso, insomma. Fiodena. A Roma ero più giovane, quindi poi era una delle prime, diciamo, esperienze così grandi, insomma, di alto livello che facevo nel doppiaggio. Facevo già doppiaggio da tanto, però sai, quando comincio a doppiare i protagonisti dei film, con i grandi attori, premio Oscar, poi c'è un film con Tom Hanks, c'è un film con Forrest Gump, poi ci daranno un sacco di come si chiamano, di selezioni. Fecero tanti provini, io stesso l'ho fatto 2 o 3 volte per ritrovare un certo tipo di parlata. Certo. Era difficile rifare l'accento dell'Alabama lì, perché lui era, sì, era restituire, perché l'idea, esatto, che comunque lui avesse un accento strano. Beh, non si poteva in italiano, cioè, no, fare regionalizzare, capito? No. Allora bisogna trovare un modo di parlare strano, così mi sono rifatto ad alcuni.